Beer and Food Attraction 2024 continua. Ci troviamo allo stand di Mozzare, Casearia e Laboratorio Partenopeo. Due aziende in una, direi, perché sono entrambe rivolte al mercato del food service e dell'Horeca. Siamo in compagnia di Giovanni Parmentieri, il CEO dell'azienda Mozzare, Casearia, che intanto saluto. Ciao Giovanni e bentornato. Ciao Fabio, grazie mille a te. Siete qui proprio di fronte all'area Pizza Senza Frontiere, dove si stanno affrontando tantissimi pizzaioli, direi in una posizione strategica, perché i vostri prodotti si sposano perfettamente proprio con questo segmento di mercato. Sì, non a caso è una scelta voluta quello di avere lo stand di fronte al campionato, proprio perché, come ben sai, il nostro è un mercato rivolto principalmente al settore Horeca, ma in particolar modo al canale pizzeria. Oggi qui presentiamo due aziende, l'azienda nostra madre che è Mozzare Casearia, azienda ormai quest'anno compie i 25 anni di attività, dove noi, vedi, come puoi ben vedere, c'è il nostro claim che è passione, sapore e territorio, ma io mi soffermerei un attimo di più sul territorio, dove noi da sempre abbiamo sposato quello che è il latte italiano, cioè noi tutti i nostri prodotti caseari, quei vaccini, sono solo con latte italiano. Io ci tengo sempre a rimarcare, perché è giusto che noi andiamo a valorizzare quello che è il nostro territorio. Ma non c'è solo Mozzare Casearia, con cui siete fortissimi perché rifornite sempre più pizzaioli ma anche ristoranti con i vostri prodotti. Sì, oggi ormai da un anno abbiamo avviato questo nuovo progetto che si chiama Laboratorio Partenopeo, che si occupa di prodotti da rosticceria, quindi tutto ciò che è il mondo crocchè, frittatini, arancini, e sono tutti prodotti fatti in modo artigianale, tanto è vero che il nostro claim lì è il buono fatto a mano, proprio perché il nostro mercato di riferimento è sempre quello del pizzaiolo, del ristoratore, e la nostra sfida più grande è stata quella di andare a vendere, a cercare di dare un servizio ed un prodotto a coloro i quali fino a ieri se li facevano in casa fondamentalmente, quindi è stata una vera e propria sfida che fino adesso però fortunatamente stiamo cominciando a vincere. Dimci intanto come è nata questa azienda, io immagino così un po' per gioco. È nata come una vera e propria sfida, perché poi in realtà nasce dall'esigenza dei ristoratori, perché purtroppo oggi viviamo nell'epoca post-Covid, dove è sempre più difficile trovare la manodopera specializzata, e quindi sappiamo che il settore rosticceria è un settore particolare, perché riguarda dai crocchè, quindi le patate, alla pasta, al ragù, piselli, riso, cioè una serie, molte materie prime per fare una serie di prodotti, e con la mancanza della manodopera specializzata, ovviamente con un prodotto del genere, un prodotto fatto a mano e di qualità, riesci a allevare un bel problema al ristoratore. E quindi è nata poi da lì questa sfida di creare un prodotto artigianale. Ci abbiamo lavorato per più di un anno con delle ricette artigianali, cercando di farle somigliare quanto più possibile a quelle del pizzaiolo che si faceva lui in casa, e a maggio scorso al Tutto Food l'abbiamo poi presentata ufficialmente l'azienda. La risposta fino adesso è stata ottima. Non ti nascondo che inizialmente da parte dei pizzaioli c'è sempre un attimo un po' di scetticismo, no? Perché ci si immagina sempre un prodotto industriale, quello non fatto in casa. Quindi inizialmente partono con l'essere un attimino scettici, poi quando li vanno a provare, fortunatamente e anche con grossa soddisfazione da parte nostra, i prodotti vengono sempre accettati ben volentieri. Parliamo infine proprio di prodotti di questa linea. Qual è il prodotto più buono, più richiesto, più gradito?
Sai, i prodotti più richiesti sono sempre quelli classici, dal il classico crocchetto di patate, perché il nostro è fatto di patate, alla frittatina classica. Poi noi ci stiamo divertendo nel fare tanti varianti, per esempio abbiamo messo in linea il crocchetto con i friarilli, il crocchetto con la porchetta, anzi proprio quello con la porchetta è uno dei miei preferiti personalmente, proprio perché ti danno quel sapore forte e intenso della porchetta che si sente all'interno del croquet. E quindi quelli sono i prodotti più richiesti, però è anche giusto oggi dare una diversità dei prodotti in un mercato come quello delle pizze gourmet, che si evolve continuamente e cambia continuamente. È giusto anche che noi ci allineiamo ai tempi, ai loro passi. E allora, per tutti coloro che desiderano saperne di più, avere informazioni sui prodotti, richiedere magari una campionatura o addirittura incamerare una nuova relazione commerciale con voi, qual è l'indirizzo di posta elettronica al quale è possibile scrivere, oppure la URL dei due siti per andare a visionare i prodotti? Allora, i due siti sono molto semplici, il primo è mozzarecasearia.it, il secondo è laboratoriopartenopeo.it, quindi non ci si può sbagliare, basta andare sul sito, c'è il form, ci sono tutti i contatti per potersi mettere in contatto con noi. Giovanni Parmentieri, CEO di Mozzare Casearia, grazie. Grazie a te Fabio, è sempre un piacere.